Un uomo e una donna in montagna, in una casa isolata. Lei è una giovane donna con un bambino che passa un mese d'estate per fargli prendere aria e il bambino è nervoso. Lei ne ha un po' paura dei suoi pianti anche, del fatto che non parla. Lui è una guida di montagna, tosta, incazzata con la vita, la moglie se n'è andata, si sono lasciati e si è portata via i due bambini. Forse non ha retto la vita con lui in quel posto così isolato. Queste due persone così opposte totalmente che vengono fuori da realtà e vita e storia totalmente diverse, cominciano a guardare, si spiano. Dentro c'è la curiosità l'uno dell'altra. Finché una notte nella casa della donna succede un incidente, il bambino sta male. Lui sfonda la porta e li salva, li aiuta, li porta in ospedale. Da quel momento ognuno dei due è sulle tracce dell'altro. Sentono lui che nella vita di lei, proprio in relazione al bambino, c'è un segreto che lei non ha mai raccontato a nessuno e lei sente il segreto di lui, il perché dell'abbandono della moglie, perché se n'è andata, cosa c'è nella storia e cosa c'è nella ferita di lui. Si spiano, si odiano anche, si cercano però per darsi battaglia, un po' come forse è nella natura dell'uomo e della donna. E attraverso questa rabbia, questo odio, questo desiderio di entrare l'uno nell'altro, effettivamente si cominciano a desiderare in un modo incontrollato, non conosciuto, incomprensibile. Si chiude questo momento tra loro con qualcosa che è rimasto in sospeso e che verrà ripreso molti anni dopo, perché la donna torna per cercarlo e perché capire cos'era quella storia che nella prima parte non aveva avuto un esito. La montagna è la terza protagonista, ci sono l'uomo e la donna e la montagna che li guarda, c'è questa cima che è la cima del gigante, che tutti e due guardano e che sembra quasi dominare i due che sono piccoli in questa casa. E che si muovono e si desiderano come se ci fosse una terza forza, che forse è proprio la natura, la montagna, che muove i loro sentimenti, che li fa uscire di re allo scoperto, come se proprio in quell'ambiente di rocce faranno un percorso insieme camminando, e quello è un momento centrale del romanzo, in cui proprio le rocce e ciò che è di primario nella natura e anche nell'uomo e nella donna riattiva dei meccanismi di desiderio. Che la nostra civiltà, il nostro modo di vivere ha totalmente coperto da un'ovatta gentile e educata, e che invece in quella situazione lì riesplode e dunque si porta dietro anche il loro desiderio carnale e un desiderio anche di anime.